Buongiorno amici del fotovoltaico, oggi finalmente proviamo a collegare le due batterie, la US5000 con la US3000C. Come sapete ho acquistato un altro pacco batteria, sono diverse, si può fare sì, c'è scritto sulle istruzioni, naturalmente la batteria più grande o quella più recente deve essere messa come master. Andremo quindi a vedere tutta la procedura insieme. Sulle istruzioni non è spiegato proprio bene bene bene, andremo a scollegare tutto, spegniamo l'inverter. Colleghiamo insieme le due batterie a vuoto in modo tale che si equilibrano. Vedete che la batteria US3000, che in questo momento è la master perché è la sola, ha quattro pallini, meglio tre pallini più uno, vuol dire che è oltre qualcosa oltre il 50%, cosa che abbiamo visto che è anche l'US5000, quindi sarà più facile metterle insieme. Avevamo fatto una diretta nel quale avevamo la US3000 al 100% mentre l'altra al 50% sperando che si accoppiassero. Ma siamo rimasti, avete visto il video, 2 ore e non si sono allineate perché ci vuole tempo, ci vuole, ho letto che ci vorrebbe magari anche un giorno per accoppiarle. Quindi noi adesso, proprio in quest'attimo, c'è poco sole, volevo portarle entrambe al 100% ma c'è troppo poco sole, quindi andiamo più o meno al 50%, spegniamo tutto, vediamo esattamente tutti i procedimenti, spegnere cosa spegniamo, quale sequenza, cosa aspettare. Le allineiamo una volta che saranno abbastanza allineate. Comunque c'è scritto che se c'è anche un pallino di differenza, quindi un 20% di differenza, il BMS comunque ci mette una pezza. Però cerchiamo di fare le cose fatte bene. Quindi iniziamo. Come iniziamo? Andiamo prima di tutto a spegnere il fotovoltaico. E uno è est e uno è ovest. Non basta spegnere l'inverter, bisogna prima spegnere tutto ciò che c'è intorno. Io mi sono segnato bene tutta la procedura, adesso ovviamente vado al contrario perché mi sono segnato quella di accensione. Collegare il solare, quindi scollegare il solare. Collegare l'elettrica, quindi scollegare la rete elettrica. Sei sicuro di spegnere? Confermiamo. Ok. Adesso lui sta andando solo con la batteria, quindi è ancora acceso. Quindi lui sta fornendo energia ancora a casa mia tramite la batteria. Cosa c'è da fare? Spegnere l'interruttore sull'inverter. Vado. È terminato l'ATS, ma è ancora acceso. C'è da aspettare ancora un attimo perché la batteria sì è una fonte di energia, ma viene vista secondo me dall'inverter come non primaria. Cioè se c'è solo quella e l'inverter è spento, l'inverter si spegne. Adesso vediamo, aspettiamo. Quindi aspettiamo ancora una trentina di secondi. E poi spegniamo la batteria. Non ho capito se lo spegnimento della batteria si fa prima col pulsante fisico e poi col pulsante SV switch. Non lo so, non ho ancora capito se... Ecco, si è spento, avete visto? Facciamo tutta la sequenza insieme. La batteria non è più in run, quindi non sta funzionando. E allora c'è scritto, io in un video c'era scritto di collegare, di non collegare questo con questo. In un altro video, nelle istruzioni c'è scritto comunque non di farlo, ma noi lo facciamo, tanto non penso che cambi niente. Togliamo il cavo del bus collegato col BMS. È molto importante, se voi collegate una sola batteria, questo lo dicono in pochi, lo switch, quindi il dip switch, va sull'1, quindi vedete che sono al contrario di dip switch, no? 1, 2, 3, 4, l'1 va sull'on. Come da procedura, attacchiamo la link port tra uno e l'altro, togliamo i cavi di alimentazione dell'inverter, ok? E colleghiamo a S i cavi positivo e negativo tra uno e l'altro. Quindi il negativo lo mettiamo qua e lo mettiamo in questo negativo. Quindi le mettiamo in parallelo, deve fare un click, ok? Questo qua, per simmetria, lo mettiamo qua. Allora, per quanto riguarda la struttura, adesso è temporaneo, ho messo un tubo giusto per sicurezza in modo tale che eventualmente non fletta, ne prenderò uno più resistente, però per ora è così. È tutto scollegato, controlliamo 2 volte, tutto scollegato, sono collegate insieme. Dice di... Allora, prima di tutto li metto, già che ci sono, metto questo come master e questo come slave. Quindi... On sul dip switch 1 e 0 sull'altro. Tanto questo serve solo per i collegamenti in serie parallele ulteriori. La procedura dice di accendere le batterie.
e poi tenere premuto per un paio di secondi il pulsante. Allora, si accende, si stanno accoppiando e adesso vediamo il livello della carica. In realtà sono già parificate. Proviamo, a questo punto proviamo a vedere se è vero che sono a pari. Misuriamo la tensione. Il video si chiama Equilibras Baterias ed è sul canale Solar Facil. Se apaguen y el LED room tiene que seguir parpadeando. Eso nos indica que la batería está operativa, pero bueno, pues que está en reposo. Lui dice, una volta che sono equilibrate, questa va in pausa e questa è la master. Mi sembra di capire che comunque questa sia in pausa perché sono entrambi run, quindi si stanno guardando. Però questa è in stato di riposo, quindi alla fine una sta lavorando e una è in stato di riposo. Allora, spegniamola completamente. Riproviamo. Allora, riproviamo a vedere cosa sta facendo. Le accendiamo una alla volta. Aspettiamo un attimo. Teniamo schiacciato questo per un paio di secondi. Ok, si illuminano insieme. Quattro pallini. Ok, adesso si vede. Adesso è chiaro. Questa è più carica di questa, leggermente. Quindi questa qua è già a quattro pallini, giustamente perché l'avevamo già un po' caricata. E questa qui è tre e mezzo. Allora, a questo punto penso proprio che dovremmo aspettare qualche minuto per fare l'accoppiamento. Per curiosità, vediamo quant'è la tensione. Allora, adesso il difficile è che non so come farvi vedere. Quindi adesso è chiaro che stanno lavorando, ma in realtà questa è già spenta. Vabbè, vuol dire che sono molto vicine. Vediamo quanto sono vicine a questo punto. Le scolleghiamo. Comunque sono molto vicine. Le accendiamo una alla volta, run, vediamo qual è la tensione. Adesso non sono collegate insieme, quindi non possono essere in parallelo. 49,5, 49,5. Sono uguali. Ok, abbiamo verificato che sono uguali. A questo punto, facciamo il salto, le spegniamo. Allora, verifichiamo che il dip switch 1 sia sull'on. Dip switch, questo slave, ok. Collegato il link port 1 con link port 0, ok. Colleghiamo insieme il da spente in parallelo. Stack, tac. Ok. Colleghiamo il positivo sul master. Ok. E il negativo sullo slave. Ok, fatto. Dovrebbe esserci tutto collegato, la terra è collegata. Positivo, controlliamo due volte. Allora, il master va sullo slave, il master va sullo slave sul positivo, il negativo va all'inverter sullo slave, il positivo va all'inverter sullo slave. Aparte de realizar el equilibrado correctamente de los diferentes módulos, es muy importante seguir el proceso de arranque, de conectarlo para los inversores AXPER en el puerto B, RC485. RS485. Ok, ci Harías este siamo. interruptor de encendido, pulsaríamos el botón SW de la batería maestra, que es la que lleva la comunicación al inversor, pulsaríamos algo más de un segundo hasta que veamos que se iluminan los LED. Vais a ver cómo también la batería inferior se enciende. Los LED de estado room tienen que parpadear y bueno, pues ahí podéis ver cómo, bueno, pues en este caso los dos módulos están encendidos, tenemos todo conectado y ahora ya sì podríamos poner en funcionamiento el inversor. Verifichiamo tutto due volte. C'è sempre tempo di fare danni. Cavo BMS inverter, ok, va nel pylon tech B. A posto. D switch. Primo batteria master, tutti off tranne l'on l'1 e invece l'altro è tutto off, ok. Link port 1 va nel link port 0, ok, perché questa è la master, a posto. Con tutto spento, accensione dei due interruttori su batteria. Ok, premere SV sulla batteria master e c'è. Ok. Poi, accendere l'interruttore su inverter.
Allora, accendendo l'interruttore sull'inverter dovrebbe partire l'inverter. Proviamo. Fai i suoi controlli. Ah, è molto importante una cosa. Per caricare i condensatori dell'inverter, aspettate sempre un po' tra l'accensione della batteria e l'accensione dell'inverter. Perché in effetti, vi ricordate quel problema che avevamo avuto con la batteria, avevamo avuto con l'inverter sostituito? Probabilmente avevo accelerato troppo quella procedura e mi vedeva l'ingresso della batteria come in continuità. È semplicemente una cosa, come mi avete giustamente suggerito nei commenti, probabilmente di aspettare i condensatori. Ma comunque era rotto, il vecchio inverter era rotto comunque, perché quello avevamo visto che effettivamente con la batteria al piombo saltava tutto per aria. Cioè, non era un errore di procedura. Questo però non lo dicono molto bene, quindi aspettate sempre un attimino. Qui mi sembra che le batterie ci siano. Se il sistema sta vedendo le batterie in funzione, qui vedrete illuminarsi questi indicatori. Allora, molte volte in questi casi succede che o il cavo è sbagliato, o il firmware non è aggiornato, o ci possono essere dei problemi, il sistema non vede la carica della batteria. E questo mi è successo anche a me l'ultima volta che l'ho fatto perché avevo sbagliato il dip switch. Ovviamente in quel caso il sistema non vede la carica della batteria, quindi diventa molto più complesso gestirla. Si può mettere comunque in user la batteria, però è chiaro che avrà un numero di controlli molto inferiore, quindi può diventare pericoloso quando diventa o troppo carica o troppo scarica. Quindi non si fa lavorare il BMS in maniera corretta. La batteria è carica al 53%, non so se si vede, ok? Giustamente lo vediamo qua, quindi adesso sta funzionando. Andiamo anche a vedere la programmazione. Allora, se voi è la prima volta che collegate la batteria, dovreste fare così. Ok, tenete schiacciato invio, andate sulla opzione 5 e inserite la batteria Pilontech. Io adesso l'avevo già inserita, chiaramente, però mi raccomando, tenete schiacciato qua. Si illumina Pilontech, o meglio, prima magari era in use, vedete, Float AGM, eccetera, prima magari era AGM. Mettiamo su Pilontech, ok, e si aggiorneranno una serie di valori. Quali sono questi valori importanti? Il 26 è il valore di bulk, dovrebbe essere automatico, e adesso è andato via. Il valore di bulk è in automatico a 53,2. Se andate comunque a controllarlo, se non è 53,2 vuol dire che c'è qualche problema e comunque dovete impostarlo così anche se fosse in user. Mentre se l'altro valore importante è il float, che è la stessa cosa, è il 27. Adesso ovviamente sono già preconfigurati nel momento in cui correttamente il cavo lo vede, però andate comunque a vedere, vedete float 53,2. Poi, un altro valore molto importante che ho messo, quindi i valori sono, ricapitolando, il 5 me lo mettete su Pilontech, il 26 53,2, il 27 53,2 perché sono proprio i valori consigliati della Pilontech. Il valore di cutoff dovrebbe essere, lo vediamo, anche questo già impostato, che è il 29. Il cutoff vuol dire che sotto quel valore lì la batteria va in allarme, non può andare. Quindi andiamo a vedere il 29, dovrebbe essere circa 45 volt. Vediamo quant'è. Anche questi valori dovrebbero essere già impostati correttamente, però voi comunque controllateli. 45 volt, perfetto. Vuol dire che sotto i 45 volt la batteria è completamente scarica, quindi c'è un problema. Prima che intervenga il BMS, evitiamo di prelevare corrente. E poi l'ultimo valore importante, gli ultimi due valori molto importanti sono il back to grid e il back to discharge. Cioè, questi non sono dei valori fissi della Pilontech, ma sono dei valori che potete scegliere voi. È il numero 12. Il numero 12 è il back to grid. Il valore 12 è il back to grid. Che valore ho scelto? Vediamo subito. Io ho scelto, poi voi lo potete modificare, 48 volt. Allora, si può scegliere o 47 secondo me o 48. 47 corrisponde circa al 10%, mentre 48 volt bene o male corrisponde al 15-20%. Scelgo 48 perché prima era 47, ma 48 secondo me con due batterie tranquillamente non solo si arriva al mattino, ma si preserva anche la carica minima. E l'altro valore molto importante è il back to discharge.
Il 13 è il setting voltage point back to battery mode. Vuol dire che quando arriva a quel valore lì, quindi prima abbiamo detto il back to grid, vuol dire quando arrivi così in basso torna in Enel. Però esiste anche un valore della batteria al quale alto, più alto ovviamente, nel quale dice se tu arrivi a 49 volt, ricomincia per esempio a prendere la batteria. Qual è questo valore? È il numero 13. Io ho scelto 49 volt. Quindi in discesa non andare sotto i 48, in salita appena arrivi a 49 sei a posto. Questo mi dà la possibilità di far lavorare, secondo me, al meglio le batterie. Allora, vai. Prima l'est, poi l'ovest. Speriamo che sia tutto a posto. C'ho una patema d'animo. Ogni volta che faccio una modifica mi viene il cribbio. Non fatelo da soli. Cioè, se lo fate, fatelo con la coscienza che qualcosa potrebbe andare male. Sembra funzionare bene perché i pallini lavorano insieme, perfetto, quindi vuol dire che hanno esattamente lo stesso voltaggio. Non mi ha dato nessun allarme. Stiamo caricando a 21 A, perfetto, perfetto, perfetto. Non è tantissimo. Lui caricherà fino alla tensione massima di 53,2, che è il bulk, perfetto, o il float quando arriverà poi a 90% di carica. Stiamo arrivando a una carica di circa, vedete? Siamo oltre al 50%, lui mi sta dicendo, guarda, tu sei al 50%, però piano piano stiamo caricando anche il resto. Charging 21, 1300 watt, che è quello che ci può dare adesso il sole, che è pochissimo, infatti il sole non è velato proprio coperto, e abbiamo prodotto 9,38 kWh. Ah no, scusate, ci siamo dimenticati un pezzo. Ecco, sapevo io, non cambia niente, però già che ci siamo, ricolleghiamo la rete elettrica. Ecco, questo è un errore che ho fatto, però non cambia niente. Allora, ricolleghiamo la rete elettrica, vedete che è scollegata? Facciamo finta che eravamo in blackout, dai. Accendiamo. Rete elettrica collegata. Vediamo domani mattina il risultato e trarremo le conclusioni. A domani. È passato un giorno, sono le 15 del 2 di aprile, quindi cerchiamo di rispondere. Ha funzionato il sistema? La risposta è assolutamente sì. Batteria carica al 99%, diciamo 100%. Stiamo producendo al solare 3,25 kW, alle 3 del pomeriggio è ottimo. Stiamo utilizzando 3,05 kW, più che altro nella macchina elettrica che ormai è completamente carica. Questa mattina era al 55-60%, quindi in mezza giornata siamo riusciti a ricaricare la batteria. Da stamattina, ve lo dico, era arrivata al 50%, al 100%, più caricato la macchina di un altro 40%, più fatto anche una lavatrice, più di così non si può essere contenti. Andiamo a vedere se siete curiosi come lo sono io. Andiamo a vedere come ha lavorato la batteria, soprattutto come ha lavorato rispetto alla vecchia batteria singola. Qui vediamo che alle 7 del mattino era al 49% della propria capacità, quindi assolutamente fuori dall'Enel. Tranquillissimi eravamo perché avevamo ancora 4 kWh da sfruttare. Qui vedete che già alle 9 eravamo a circa 61%, poi qui abbiamo attaccato la macchina elettrica, quindi la sua carica è stata abbastanza lenta. Lenta relativamente perché, come vedete, alle 12:30 era già carica al 99%, ma qua, vi ripeto, abbiamo fatto una lavatrice e c'era la macchina attaccata a circa 8 A, quindi comunque 2000 watt andavano lì, fantastico. Come riferimento, vedete che alla sera, questa notte, ieri notte a mezzanotte, avevamo il 63% di carica. Ricordatevi questo valore perché è importante capire la differenza rispetto al vecchio impianto. Ma la cosa bella è che ieri sera non eravamo partiti dalla batteria carica al 100%, ma solo l'87%. Qui vedete che alle 18 più o meno ha cominciato a scaricarsi, a mezzanotte eravamo abbiamo detto, circa al 60%, più o meno. Qui ha scaricato a circa 4% ogni ora fino a quando non abbiamo spento, diciamo, televisore e altro. E poi di notte più o meno vedete che la curva scende molto meno rapidamente, circa 2% ogni ora. Però vediamo come faceva, come lavorava la vecchia batteria singola, la 3000C. Vediamo quindi un giorno in cui la batteria da 3000 ha lavorato al meglio. Analogamente, vedete, circa alle 17:30 lei ha cominciato a lavorare dal 100%, ma a mezzanotte la carica residua era di circa, adesso lo vediamo nell'altra schermata, al posto del 66%, credo che avevamo visto, 66, vedete che era al 36% a mezzanotte, alle 5 era al 12%, quindi è andata on grid, questo vuol dire arrivare al back to grid, qui piano piano ho
ormai non prelevava, ma si caricava anche nemmeno, e poi si è ricaricata nel giro di poco tempo. Quindi dalle 7 del mattino alle 10 la batteria era carica. Ovviamente si è caricata rapidamente perché la batteria è circa la metà, mentre con la batteria doppia abbiamo dovuto aspettare fino a mezzogiorno. I conti tornano, però è chiaro che con la batteria doppia si ha un margine enorme, quindi non si va più ad aspettare, a vedere e sperare di arrivare alle 7 del mattino con più carica possibile, magari centellinando il consumo notturno, si può andare un po' a sprecare, quindi si utilizza tutta l'energia. Quindi sono iper, iper, iper contento, possiamo sfruttare totalmente tutta la nostra energia. L'impianto funziona, il giorno dopo non, intoppi finora non ne ho avuti, come vedete funziona tutto perfettamente, addirittura adesso, nonostante stiamo caricando la macchina, ormai adesso fra 5 secondi la stacchiamo. Stiamo caricando anche la batteria un pochino, perché siamo al 99%, così si stanno probabilmente equilibrando. Tutto perfetto, i cavi non si scaldano, veramente contento. Video sicuramente lungo, ma credo che possa essere istruttivo per quelli pochi magari che vogliono fare qualcosa di simile a quello che ho fatto io. Bene, quindi la conclusione è stata un'ottima scelta mettere la batteria, la recupereremo in 4-5 anni, però ci dà una serie di libertà infinite. Adesso possiamo veramente un po' più sciallare alla sera e non andare veramente sempre a raschiare il fondo del barile della vecchia batteria da 3000. Alla prossima puntata, ciao a tutti e ovviamente grazie dell'attenzione.